Questa mattina abbiamo incontrato i componenti del CORE con il presidente Riccardo Chiavaroli, l'avvocato Gaetano Di Tommaso, la dottoressa Galeotti. Io sono profondamente onorato ed orgoglioso, quale vicepresidente del Consiglio regionale, di avere questo organismo al servizio del cittadino. Questo è un vero organismo che tutela i diritti del cittadino e che dirime le controversie tra gli utenti consumatori e i gestori di telefonia, tra le altre cose. Ma questa è una cosa che a me mi sta veramente a cuore, perché è un vero sportello presente presso la Regione Abruzzo, dove i cittadini si possono rivolgere per risolvere i loro problemi con i gestori telefonici. Poi si occupa di altro, di controllo sulle reti televisive, fa grandi progettualità. Bene, io voglio ringraziare nuovamente i componenti, il presidente Chiavaroli, che si è appena insediato. Lavoreranno sicuramente bene, già nel primo mese stanno facendo tanti. Ringrazio la tecnostruttura, ringrazio la dirigente, la dottoressa Leacchia, la funzionaria Emiliana Di Sabato, cioè la dottoressa Ianni anche all'Aquila. Ecco, abbiamo una grande struttura di cui essere orgogliosi. L'incontro è stato proficuo, c'è massima disponibilità da parte di questa vicepresidenza e daremo tutto il nostro contributo per garantire la piena funzionalità del CORE Combo Abruzzo, che vogliamo rimanga e superi anche tutti gli altri CORE Combo d'Italia. Deve essere il fiore all'occhiello dei CORE Combo italiani e noi ci impegneremo per questo. È stato un incontro istituzionale davvero importante, abbiamo cominciato questa serie di incontri e quello di stamattina è stato particolarmente significativo, perché non solo ci siamo riconosciuti un reciproco e legittimo interesse, ciascuno nelle proprie competenze, a lavorare per il bene dell'Abruzzo e dei cittadini abruzzesi, per affermare i diritti nel campo della telefonia, della comunicazione, dell'informazione e soprattutto per avviare battaglie sul cyberbullismo, per la conoscenza a favore dei giovani dell'utilizzo dei social. E abbiamo condiviso un progetto comune che riguarda l'intero Consiglio regionale e spero naturalmente tutte le altre istituzioni presenti sul territorio, che è quello di cominciare ad operare in sinergia. Tutte queste attività non possono essere svolte a compartimenti stagni, abbiamo tutti l'interesse, ciascuno, lo ripeto, nella propria autonomia e legittimità, a lavorare per affermare e conquistare sempre di più diritti a favore dei cittadini abruzzesi, lo ripeto, nel campo dei contenziosi telefonici, nel campo della comunicazione, dell'informazione e dei social. E questa è stata la base dell'incontro di oggi con il vicepresidente Pettinari, che ringraziamo ancora per l'attenzione e al quale abbiamo ribadito come il nostro essere autorità autonoma della Regione Abruzzo ci consente comunque tuttavia di incontrare tutte le istituzioni presenti proprio con l'obiettivo specifico che ho citato prima.